Milano Incontra, appuntamento a cura del direttore Dario Bordè, con la regia di Alessandro Trani, montaggio audio Mauro Magni. Dal Salento a Liberano con l'Educational Tour Puglia per raccontare una storia millenaria di grandi vini. Siamo col dottor Francesco Conte Zecca. La vostra storia. La nostra storia come azienda viticola inizia nel 1930, quando mio nonno decise di non vendere più tutta la nostra produzione viticola alle aziende dell'Italia settentrionale, ma di cominciare a creare noi qualcosa di più importante in loco e costruire la prima cantina. Noi iniziamo la lavorazione del vino e quindi passiamo dalla vendita dell'uva sfusa, che avevamo quantitativo piuttosto notevole, alla vendita del vino sfuso. Poi dopo mio padre iniziò invece l'imbottigliamento negli anni 60, 65 e così via, e poi dopo l'abbiamo continuato noi figli. Io volevo proprio la vostra storia, voi avete un nome blasonato. La nostra famiglia risale al 1500, più o meno quel periodo, quando si trasferirono i miei antenati da Napoli a Leverano, perché qui trovarono le zone ideali dove vivere, dove costituire un'azienda agricola importante, e iniziò qui la vita economica della famiglia Zecca. Quello che è successo dopo non lo ricordo, però posso dirle che mio nonno è stato il primo a rendersi conto che bisognava un po' rimboccarsi le maniche, uscire da una tradizione agricola piuttosto comoda come era all'epoca e darsi da fare per poter creare un'azienda moderna che avesse un futuro anche adeguato a quelli che sono i tempi moderni. E ritorniamo al 2018, ci racconti la sua azienda, ci dia alcuni numeri. Siamo una delle aziende più moderne qui in Italia meridionale, come numero di bottiglie oggi siamo sui 3 milioni circa. E abbiamo vari tipi di uve in azienda, dal rosso al bianco al rosé, vini da meditazione, vini di alto livello qualitativo. E poi era lo scopo che ci siamo prefissi da sempre, da più di 20 anni, di raggiungere, e credo che siamo a buon punto. Quante etichette avete in cantina? Ne abbiamo parecchie, 5 etichette con tutti poi i vari tipi di vitigni autoctoni, con le varie selezioni e con i vari periodi storici dell'imbottigliamento delle stesse, che è iniziato in un modo e poi è finito in un altro, perché invecchiando le uve cambia anche la qualità dei vini. Siamo nel territorio, nel Salento, questa ricchezza pugliese che esporta in tutto il mondo, in quanti paesi? E noi esportiamo poi tutto il mondo, dall'America al Giappone, molto in Giappone, con cui abbiamo un ottimo rapporto ormai da molto tempo, in Germania, in Europa, un po' dappertutto, anche in Svezia. Oltre ovviamente alla GDO e alle enoteche, diciamo, di fascia alta, avete un paio di linee, giusto? Sì, abbiamo delle linee, la fascia alta, che poi la vendiamo nelle migliori enoteche del mondo, diciamo, non in tutte purtroppo, ma in molte sì. Noi chiediamo sempre in chiusura dove vuole andare la cantina Conti Zecca. Beh, guardi, lo scopo nostro, specialmente ultimamente, è quello con il fatto che abbiamo raggiunto un obiettivo. L'anno scorso siamo stati fra i primi in Italia la certificazione della sostenibilità, che è una cosa molto importante. Adesso aspettiamo quello del biologico. Quindi, come vede, stiamo cercando di migliorare al massimo il livello qualitativo per rimetterci su una fascia alta che non ha concorrenti. Vediamo qua tutta una serie di blasoni, di premi, perché quando c'è il savoir-faire, insomma, poi il prodotto ne è un'eccellenza. Complimenti e auguri a lei e a tutto lo staff. Grazie, la ringrazio molto, è stato un piacevole incontro e speriamo di riaverlo con vini ancora migliori di quelli di oggi. Grazie. Grazie a lei. Salutiamo il dottor Francesco Conte Zecca. Dalla Puglia per oggi è tutto, alla prossima tappa.